Ed eccoci rientrati in studio dopo le grandissime emozioni che il cielo in una stanza nella versione dei Jaspers ci ha regalato, già portandoci nel pieno anche dell'atmosfera sanremese. Continuiamo a stare insieme, prima sempre la nostra mail, continuate a scrivere ad angoli@espansionetv.it, ma come ho detto continuiamo a calarci nell'atmosfera del festival che tra poche ore sarà al via anche con i prossimi ospiti. Sono collegati con noi Daniela Manili Pessina, fotografa e architetto, e capirete presto perché sottolineo anche questo aspetto della sua professione, ma soprattutto Marco Macchi, che è guida turistica e ambientale, che pensate un po' sta proprio là a Sanremo. Ma che bello! Ciao Marco! Ciao, ciao, eccoci qua! Ciao, ciao Daniela. Allora, ragazzi, la vostra presenza è importantissima perché in questa settimana si farà probabilmente del gran parlare di questo festival che è in una versione un po' anomala, ma quello che vogliamo fare è dare anche un taglio storico, artistico, architettonico di questo teatro, di questo monumento quasi della musica italiana, all'interno del quale le note del festival vanno a sprigionarsi. Per cui partiamo subito innanzitutto da Marco, che sta proprio lì. Allora, com'è l'atmosfera? Intanto vediamo il cielo azzurro, già siamo arrabbiati, però vabbè, lo stesso. Quindi com'è la situazione parlando del festival? Ah, diciamo che qua per quest'anno appunto la situazione è un po' surreale, perché c'è ovviamente poca gente in giro. Qua tra l'altro siamo in zona arancione più e quindi non c'è molto movimento. C'è anche da dire che qui al Casinò non c'è molto, ci sarà la sala stampa, però diciamo che il festival si svolge al Teatro Ariston e una parte delle location sono a Casa Sanremo, che sono comunque vicino a Piazza Colombo. Quindi certo, qui ci sarà sala stampa e qualche studio televisivo, credo, però è ancora tutto tranquillo. Marco, però parliamo proprio del Casinò, inteso non come casa da gioco, ma proprio con la sua funzione culturale che tu conosci molto bene. Dacci qualche informazione. Ah, intanto diciamo che strutturalmente i Casinò nascono per far passare il tempo ai ricchi che venivano a svernare in riviera o quelli che andavano alle terme, cioè questa gente che stava mesi e mesi in un posto dove non è che ci fosse tutto sta roba da fare, e quindi avevano bisogno di un luogo dove passare le serate, le giornate brutte. Fate conto che questo casinò, quando viene costruito nel 1905, come sale da gioco ha solamente un paio di sale piccoline al primo piano e un'altra saletta piccola piano terra. Tutto il resto era incentrato sullo spettacolo, quindi teatro dell'opera, salone delle feste, sala da tè, ristorante, quindi era proprio pensato per far trascorrere il tempo alle persone. Marco, che cosa incuriosisce particolarmente oggi coloro che vengono a visitarlo? Naturalmente questa è una parentesi non felicissima per il turismo, però per quanto è accaduto sino ad oggi, quali sono gli aspetti del casinò che più affascinano i visitatori? Beh, direi chi non è giocatore, parliamo di chi non è giocatore, ovviamente rimane affascinato dall'architettura, anche perché è stato anche diciamo ritinteggiato recentemente e ha ripreso il suo colore originale che ha vinto ormai 15 anni fa, quindi si presenta bene, ha sempre una ricchezza di fiori, di piante fiorite, di banane, insomma fa la sua figura anche da fuori. Quindi continua sempre ad essere una meta di passaggio immancabile per chi viene a visitare Sanremo. Ma Daniela, vengo ovviamente da te per parlare. Sì, sì, sì. Certo, grazie Marco. Daniela, vengo invece da te per parlare di quello che è l'aspetto architettonico, come ho detto. Fotografa, perché tra l'altro tra poco ci ricordi un libro, una raccolta di fotografie bellissima davvero, dove sembra di essere lì dove tu hai scattato delle immagini, ma il tuo taglio è anche molto particolare, perché da architetto parlaci un po' di quella che è l'architettura e lo stile del casinò.
Allora, io appunto, nonostante la mia frequentazione a Sanremo, che è durata tantissimi anni, non essendo giocatrice, sono entrata ben poche volte all'interno del casinò. Ho avuto appunto l'opportunità di visitarlo con Marco Macchi, che mi ha fatto da guida, e devo dire che non avevo così capito appieno comunque le caratteristiche del casinò vedendolo da fuori, che pur comunque secondo me è molto suggestivo, è del 1905, comunque tra liberty ed eclettismo, giusto Marco? Comunque ci sono degli elementi del liberty, ma anche un po' eclettico, esatto, un po' diciamo rivisitati con una miscellanea di stili, no? Come appunto l'eclettismo. Allora, guardandolo da fuori, infatti le foto che vedete le ho scattate non a caso, intanto c'è questa, nella parte laterale dove c'è uno degli ingressi, c'è questa pensilina in ferro battuto che è veramente un pezzo, secondo me, molto molto prestigioso. Poi di sera, quando si intravedono queste luci all'interno, veramente è un po' magico. Tra l'altro l'accesso di quella pensilina è su un salone dove c'è una sala mostre che non ho potuto fotografare perché all'interno del casinò non si può fotografare per ovvi motivi di privacy e quant'altro, però quel salone che si intravede è un salone molto molto bello che ospita anche una piccola mostra legata anche ai soggetti del festival. Diciamo che una parte che dal punto di vista architettonico mi ha colpito molto, e lì poi diciamo chiederei subito a Marco di introdursi. Allora, intanto il salone d'inverno, che è quello che avete visto nella foto in bianco e nero, che è stata proprio la prima sede del Festival di Sanremo, quindi poi Marco ci collegherà un po' la storia di questo immobile molto bello a quella del festival. All'interno, diciamo, a parte la sala, quella sala che è stata completamente rivisitata e ad oggi si presenta un po' anni 70, che è la sala, diciamo, del gioco delle slot, poi invece il resto del piano veramente ha questo scalone ancora meraviglioso, questa statua della Cicca Cicca che ha degli aneddoti molto curiosi, una statua porta fortuna, e anche lì chiedo poi a Marco di raccontare magari l'aneddoto. E poi invece il piano di sopra, dove Marco ci ha accompagnato, in realtà è stato poi, diciamo, ci sono dei saloni ancora originali, alcuni, una sala del camino molto bella con delle tappezzerie molto particolari, ancora alcune zone sono originali, altre addirittura hanno visto comunque l'intervento di Gio Ponti, che ha dato il suo stile, che comunque ha lavorato anche a Sanremo e insomma ha realizzato anche degli edifici, alcuni prestigiosi, uno me ne viene in mente in particolare, ma forse non è il caso di divagare così tanto. Daniela, comunque, scusa se ti interrompo, perché con te, così faccio un'anticipazione, ci ritroveremo tra due giorni, cioè giovedì 4 marzo, perché nel frattempo tu ti recherai direttamente a Sanremo e quindi avremo un nuovo collegamento con te, con un'altra ospite, per entrare ancora più nel vivo del festival e di quello che accade. Quindi Andrea, approfitterei in questi ultimi minuti che possiamo condividere invece di Marco, intanto perché ci approfondisse magari quell'aneddoto che citava Daniela, che ci raccontasse a che cosa lei si stava riferendo. Marco, ce lo racconti? Al salone d'inverno, che è molto molto particolare, che era all'interno, che poi è stato diviso. Scusami, dimmi. Sì, qua dietro di noi c'è la scalinata principale che porta all'ingresso, l'ingresso originale in stile Liberty, e da lì poi si accede a quella che era il salone delle feste, dove nel 1951 è nato il Festival della Canzone Italiana. Nell'ingresso, subito sulla destra, c'è una bella statua di uno scultore piemontese che era Odoardo Tabacchi, che è una donna nuda, si chiama una tuffolina come tipologia, si chiama Cica Cica per via di un gesto che fa, che pensate, era stata vinta dal Comune di Sanremo per una lotteria che era stata fatta a fine 800 dal Comune di Torino per raggranellare soldi. Allora Sanremo aveva partecipato e ha vinto questa statua che era stata messa nel giardino municipale. Però essendo che era completamente nuda, bellissima ragazza, bella statua, aveva suscitato scandalo.
Quindi inizialmente era stata messa nel palazzo comunale, ma anche lì non andava bene perché c'era questa qui nuda che tra l'altro fa un gesto un po' scaramantico, ma che non è proprio un gesto nobile. E quindi poi alla fine, quando hanno aperto il casinò, hanno pensato: ah, la mettiamo al casinò, tanto lì non dà scandalo, visto che entrano solo i giocatori e i maggiorenni, e quindi da ormai 115 anni che è lì che saluta i visitatori e i giocatori toccano il piedino perché pensano che possa portare fortuna, diciamo così. Quindi, insomma, un aneddoto davvero simpatico che ci fa creare ancora più curiosità e voglia di conoscere questo casinò. Ma brevemente, perché abbiamo l'ultimo minuto a disposizione, in realtà poi il festival ora si svolge all'interno del teatro Ariston, che a tutti gli effetti, Marco, è un teatro, corretto? Assolutamente. Diciamo che l'Ariston è nato nel 1963 per essere una sala cinema-teatro. All'epoca probabilmente non l'hanno fatto apposta per il festival, perché il festival era ancora, non dico agli inizi, ma stava cominciando. Poi invece nel 76 hanno visto che, insomma, un po' la scusa è stata che al casinò dovevano fare dei lavori, ma poi qua dentro, nel salone delle feste, ci stavano 600-700 persone, non di più. Invece all'Ariston ci stanno quasi 2000 persone, e quindi era ovvio, insomma, spostare la manifestazione lì. Bene, allora io vi devo salutare perché il nostro tempo a disposizione, ahimè, si sta per concludere. Naturalmente, come ho anticipato poco fa, torneremo in collegamento direttamente con voi a Sanremo e con Daniela, se avrà modo di recarsi lì. Ci sarà un altro ospite, però Marco, lo dico anche a te, se per caso sei libero, non devi andare al casinò, non devi fare altre cose, ti vuoi ricollegare con noi, ci facciamo raccontare altri cenni storici di questa meravigliosa situazione. Quindi vedi tu, se ci sei siamo molto felici, va bene? D'accordo. Bene, io saluto. Arrivederci, ciao. Saluto ciao, Daniela ciao. E saluto Marco, e con loro ci rivediamo giovedì. Grazie ragazzi, con voi invece già subito anche domani, perché ovviamente Angoli c'è sempre. Tra poco l'informazione.